Bene, buonasera a tutti. Allora, è con piacere che diamo il via di nuovo al ciclo Incontri tra Cielo e Terra della Società Astronomica Schiaparelli, con questo primo incontro appunto al Salone Estense, quindi voglio anche ringraziare il Comune che ci dà. Che ci dà la possibilità appunto di ritrovarci in questa bella sala o anche diciamo in sala Montanari dove avremo altre manifestazioni. Vi invito quindi a prendere il programma e quindi a prendere nota che già sabato 6 maggio abbiamo già il prossimo appuntamento che è un cineforum, quindi come potrete vedere. Allora iniziamo con un argomento di estrema attualità che è quello dei cambiamenti climatici. E per questo ringrazio quindi il funzionario scientifico Giacomo Grassi che appunto ha accettato la nostra richiesta appunto di intervenire perché ci parlerà proprio della crisi climatica che è una vera sfida insomma tra scienza, politica e società. Ecco, lo introduco brevemente, lui è funzionario scientifico presso il Centro Scientifico di Ricerca Europeo a ISPRA e in particolare si occupa diciamo del rapporto tra le emissioni di CO2 e le foreste, quindi il ruolo che le foreste hanno diciamo nel quadro generale del clima anche su scala globale, ma probabilmente più su scala europea che ci interessiamo. E proprio per questo suo studio che conduce insieme a un'equipe sui gas serra, sui loro effetti, è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche che ritroviamo anche nell'IPCC, che sono appunto queste pubblicazioni emesse da un organismo delle Nazioni Unite intergovernativo che si trova proprio a occupare dei cambiamenti climatici. Quindi ci sembra proprio la persona giusta a cui affidare insomma questo inizio e insomma noi come Società Astronomica Schiaparelli siamo estremamente sensibili appunto a tutto questo, insomma, e la popolazione è necessario che diventi sempre più sensibile a questo tema, anche se purtroppo la nostra attenzione è sovrastata anche da tanti altri problemi, insomma, che affliggono un po' tutti quanti. Grazie. Grazie mille per l'invito e grazie a voi di essere venuti. Allora, questa sera un po' una passeggiata sul tema cambiamenti climatici fra scienza, politica e società. La società poi siete voi, mi auguro che ci sarà dibattito, domande. E parlerò iniziando dalla scienza, cosa dice la scienza sui cambiamenti climatici, cosa ha fatto finora, sta tentando di fare con qualche difficoltà la politica e un po' a che punto siamo insomma, in questa partita della crisi climatica. Parlando di crisi climatica, non ho potuto resistere a partire da questa copertina di un album rock, forse i più attempati come me se lo ricordano, degli anni 70, di un gruppo rock Supertramp che si chiedeva proprio crisi, quale crisi? Faceva vedere una persona così bella al sole circondata da una situazione di grande degrado. Qualcuno ancora pensa che di fronte ai cambiamenti climatici dice ma quale crisi? Allora cosa dice la scienza? La scienza è molto chiara su questo. C'è una situazione che adesso vi spiegherò che si può definire crisi, non catastrofe assolutamente, non siamo sull'orlo di un collasso, no, almeno non ci sono evidenze, però è una situazione estremamente preoccupante. Per partire vi chiedo di immaginare, di tornare indietro di qualche decennio, immaginate di essere nel 1960 di fronte a questo vulcano. Questo è il vulcano più grande delle isole Hawaii. Immaginate di risalire le pendici di questo vulcano e di imbattervi in questo osservatorio immerso letteralmente fra le nuvole. Immaginate di entrare in questo osservatorio e trovate questo signore che legge avidamente dei grafici. Questo signore si chiama Keeling ed è il primo scienziato che ha iniziato a misurare in modo sistematico la concentrazione di anidride carbonica, CO2, in atmosfera. E da allora, dal 1960 ad oggi, questa è la curva osservata di anidride carbonica, un aumento inesorabile di CO2 in atmosfera, di cui avrete sentito parlare ovviamente da mass media.
E c'è un particolare che voglio farvi notare, che è questo piccolo grafico che mostra l'andamento annuale. Come vedete c'è una forte oscillazione annuale. Uno si può chiedere come mai. Ecco, qui c'entrano le foreste, quello di cui mi occupo io. Non vi parlerò molto di foreste stasera, poi se ci sono domande affrontiamo volentieri. Però questo ciclo annuale è dovuto alle foreste. Ora, guardate attentamente questo grafico. Se riusciamo a farlo andare, vediamo un po'. Allora, questo grafico è fatto da dati satellitari. Il verde indica una forte attività fotosintetica da parte delle piante. Il giallo, invece, indica una concentrazione di CO2 più elevata che altrove. La CO2 si diffonde abbastanza bene, però ovviamente in certi punti un po' più alta che altrove. Iniziamo da gennaio, vedete? A gennaio l'attività fotosintetica è molto forte nell'emisfero australe, mentre siamo immersi nel giallo, nella pluma, nello smog da noi. Poi però, ecco, fate attenzione, col passare del tempo, febbraio, marzo, ci riempiamo di smog, se volete anche, no? La CO2 non si vede, però insieme alla CO2 c'è anche tanto particolato. Ad aprile e maggio qualcosa cambia però, le foreste dell'emisfero boreale, del nostro emisfero, si risvegliano, si tingono di verde e hanno una capacità fotosintetica talmente forte che riescono ad abbassare la concentrazione globale di CO2, per questa è la concentrazione globale di CO2. Dopodiché nell'autunno, in qualche modo stanche di tutto il lavoro fatto, tornano a riposarsi, diciamo così, e rinizia il ciclo. Questo simbolicamente è un po' il respiro del pianeta, fa vedere quanto le foreste svolgono un ruolo importante per così rallentare questo respiro affannoso del pianeta, che però continua, la concentrazione di CO2 continua ad aumentare. E in termini, se volete, un po' più scientifici, questo è rappresentato dal bilancio globale della CO2, del carbonio. A sinistra vedete le emissioni antropogeniche dell'uomo, che sono in gran parte dovute all'uso dei combustibili fossili. I combustibili fossili, come sapete, hanno avuto lo straordinario effetto di portarci dove siamo oggi, ci hanno liberato se volete, la schiavitù della fatica, ci hanno offerto energia a buon prezzo, però ora stanno facendo vedere una serie di grossi limiti. Combustibili fossili è carbonio fossile, di organismi, vegetali, animali, che si è accumulato centinaia di milioni di anni fa. Quindi quello che stiamo facendo noi, in pochissimi decenni, stiamo immettendo in atmosfera una quantità enorme di carbonio che si è accumulato in milioni e milioni di anni. C'è poi anche un contributo non irrilevante dalla deforestazione, soprattutto in zona tropicale. E dove va questa CO2? Allora, in parte va in atmosfera, ma per fortuna non tutta rimane in atmosfera, perché circa la metà viene assorbita dagli oceani e dagli ecosistemi terrestri, soprattutto le foreste. Gli oceani nell'assorbire questa CO2 hanno un problema, perché si acidificano, anche questo ne avrete sentito parlare, e l'acidificazione degli oceani ha una serie di gravi conseguenze per la biodiversità, per il bioma degli oceani. Gli ecosistemi terrestri, tutto sommato, sono felici. Cioè la CO2 è il cibo principale delle piante, quindi la CO2, in assenza di altri fattori limitanti come azoto, acqua, però sono contenti, crescono anche meglio. Io mi occupo proprio di questo, di calcolare, stimare quanta CO2 viene assorbita dalle foreste a livello europeo e globale e capire quali sono le strategie per farla assorbire ancora di più. È molto, molto complicato. Prego. Allora, queste sono gigatonnellate di CO2, è l'unità di misura, ok? Quindi, guardate magari le percentuali, che è più facile, sono miliardi di tonnellate. Ecco, noi parliamo di circa, emettiamo ogni anno, circa 40, anche un po' più, miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Ognuno di noi, in media, poi magari vediamo, ne mettiamo circa 7 tonnellate all'anno di anidride carbonica. Poi magari torniamo anche un po' sui numeri se la cosa vi interessa. Allora, la CO2 che rimane in atmosfera fa danni, perché li fa? Ora, do un po' per scontato che sappiate cos'è
l'effetto serra è schematicamente rappresentato qui. In altre parole, i gas ad effetto serra agiscono un po' come quando ci mettiamo una coperta addosso, non è che producano con loro stessi, semplicemente trattengono il calore del nostro corpo che altrimenti verrebbe rilasciato in atmosfera. Il gas, l'effetto serra è un fenomeno naturale e per fortuna che c'è. Se non ci fosse un effetto serra naturale, la temperatura della Terra sarebbe intorno a meno 17 gradi, quindi non avremmo avuto la vita non come la conosciamo ora. E i gas dell'effetto serra sono i principali, sono questi: c'è la CO2, il metano, protossido di azoto e il vapore acqueo. Quello di cui però ci occupiamo principalmente questa sera, anche nei mass media, è la CO2, perché il vapore acqueo è molto importante come gas serra, però si definisce scientificamente un feedback, non una forzante, nel senso che più vapore acqueo aumenta effettivamente l'effetto serra, però l'azione dell'uomo non cambia in modo significativo la quantità di vapore acqueo in atmosfera. L'uomo cosa sta cambiando? L'uomo sta cambiando la concentrazione di gas serra, quindi CO2, metano e protossido di azoto in atmosfera. Ora siamo a concentrazioni che non sono mai state osservate negli ultimi 800.000 anni. Qui vedete questi denti qua, sono i cicli glaciali, dal ghiaccio sono state estratte le carote da cui sono state fatte queste misurazioni, e negli ultimi 2000 anni fondamentalmente, qui notate che la scala è un po' diversa per far vedere gli ultimi anni, per 1900 anni la concentrazione di CO2 è stata relativamente stabile, circa 280 parti per milione. Dopodiché l'abbiamo aumentata nel giro di pochissimo, in termini geologici veramente una frazione di secondo, l'abbiamo aumentata di circa il 50%, e questo anche per gli altri gas serra. Questo a sua volta ha anche un effetto sul vapore acqueo, perché la CO2 è un gas ad effetto serra, la cosa è arcinota dal punto di vista fisico dall'Ottocento, ci sono trattati che fino all'Ottocento e Novecento iniziavano a dire, quando si usava il carbone, iniziavano a dire ma se continuiamo così un giorno si avrà un aumento misurabile di temperatura atmosfera. È dei rapporti di una lucidità incredibile letti oggi, oltre un secolo fa. Un aumento di un grado di temperatura fa sì che ci sia un 7% in più di vapore acqueo. Quindi questo si chiama un feedback positivo. Positivo non perché l'effetto sia positivo, ma semplicemente amplifica l'effetto riscaldante dovuto alla CO2. Poi mi fermo con gli aspetti fisici, anche perché abbiamo un fisico. Allora, cosa fa tutto questo? Questo grafico è stato ottenuto dalla sintesi migliore scientificamente che si può avere oggi sulla temperatura osservata e ricostruita, ma con una certa dose di approssimazione, vedete ci sono delle barre di errore qua, negli ultimi 2000 anni. Viene anche spesso chiamata la massa da Hockey, perché vedete c'è stato un periodo piuttosto costante di leggero calo qua negli 800 e poi c'è un improvviso aumento che è quello che stiamo sperimentando oggi. Piccola parentesi, chi è che ha fatto questo grafico? Chi è che dice che il clima si sta riscaldando a un ritmo senza precedenti negli ultimi 2000 anni? E su questa affermazione c'è il consenso, l'unanimità totale da parte della comunità scientifica e di chi si occupa di queste cose qui. Lo dice questo IPCC, che ha citato già nell'introduzione, che è questo gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici che sotto l'egida delle Nazioni Unite redige periodicamente dei rapporti per decisori politici, per la società, sono sforzo sempre maggiore di divulgare, quindi se andate nel sito potete facilmente trovare informazioni accessibili. Allora, questo gruppo di scienziati, anch'io ho contribuito a diversi di questi rapporti, periodicamente fa dei rapporti sullo stato del clima, sulle basi fisiche, sull'impatto, sugli adattamenti e sulle possibili strategie di mitigazione, cioè per ridurre i futuri danni. Non compie ricerche di per sé, semplicemente fa un'analisi di quella che è la letteratura scientifica, che ormai è poderosa. Gli ultimi 20 anni questo è stato l'argomento scientifico in assoluto più studiato al mondo. Qui ci sono decine di migliaia di pubblicazioni che vengono esaminate, e quindi qualche centinaio di autori da tutto il mondo esamina le pubblicazioni e distilla le informazioni in modo comprensibile anche ai decisori politici.
Questi rapporti, soprattutto il rapporto di sintesi, poi viene analizzato, ma tutti i rapporti alla fine sono complessivamente, saranno 10.000 pagine in vari rapporti, vengono condensati in rapporti di sintesi e tutti questi vengono revisionati da revisori indipendenti da tutto il mondo e anche da, in particolare, revisori dei governi. Questo per dire che quello che emerge in questi rapporti dell'IPCC e riceve un livello di revisione che è inimmaginabile anche nelle pubblicazioni scientifiche normali. Ognuno sono stati pubblicati recentemente 3 di questi rapporti, ognuno di questi rapporti aveva diverse decine di migliaia di commenti e noi come autori dobbiamo rispondere a ciascuno di questi commenti dicendo perché lo accettiamo, perché lo rifiutiamo, eccetera eccetera. Tutto fra l'altro è disponibile. La sintesi per le decisioni politiche è approvata parola per parola, infatti ci mettiamo una settimana compreso un paio di notti, in una plenaria con tutti i governi. I governi ovviamente non possono entrare nel merito scientifico, però possono così agire sulla chiarezza dell'esposizione di certi concetti. Questo per dire che l'obiettivo di questo è di fornire veramente quello che è il consenso, il massimo consenso della comunità scientifica, chiarendo dove ci sono cose certe, dove ci sono cose meno certe, dove invece brancoliamo ancora nel buio. Quindi per ognuno dei vari aspetti dicono qua siamo più certi, qua meno certi, queste sono le conseguenze, eccetera eccetera. Quindi è un lavoro veramente mastodontico da questo punto di vista. Noi siamo arrivati a circa 1,1-1,2 gradi di aumento di temperatura rispetto alla media del periodo preindustriale, che è 1850-1900. Ora, qualcuno potrà dire il clima è sempre cambiato, lo sentiremo magari le prossime, ho visto ci sono relazioni su questo, che è una cosa assolutamente vera, probabilmente l'avete sentito anche voi, è vero, il clima è sempre cambiato. In questo locale, dove siamo adesso, 10.000 anni fa, 12.000 anni fa, al posto nostro c'era diverse centinaia di metri di ghiaccio. Perché? Perché stavamo uscendo dall'ultima glaciazione. Dire che il clima è sempre cambiato, però in questo contesto dei cambiamenti climatici attuali, ha un significato molto limitato, perché anzitutto sappiamo ragionevolmente quali sono state le cause dei cambiamenti passati, variazioni orbitali, attività vulcanica, attività solare, cose che adesso sono sotto strettissimo controllo e non spiegano alcunché del cambiamento climatico attuale. Secondo, non c'era l'uomo, cioè non è un caso che l'umanità si sia sviluppata negli ultimi 10.000 anni in un periodo climaticamente relativamente stabile. Quindi è vero che ci sono stati cambiamenti in passato, ma prima di tutto mai nella storia geologica si è osservato un cambiamento così rapido come quello che stiamo vedendo adesso. Le cause erano naturali, adesso chiaramente di origine antropica, e poi la differenza è che in questo momento ci siamo noi, insomma. Dire che il clima è sempre cambiato non è una giustificazione per quello che sta succedendo adesso. Il riscaldamento attuale inequivocabilmente causato da attività umane, ecco, una frase del genere è stata approvata da tutti i governi, 200 governi, anche l'Arabia Saudita, che non è molto felice, rema un po' contro quando si decidono queste cose, come potete immaginare, perché campa sulla vendita di petrolio. E ci sono una serie di evidenze, se volete possiamo entrare nei dettagli, sia modellistiche che, mettendo tutte le informazioni disponibili nei modelli, viene fuori che queste in nero sono le osservazioni, c'è un effetto dei gas serra molto che spingerebbe una temperatura anche maggiore. Questo viene in parte compensato da un altro impatto antropico, che sono gli aerosol. I combustibili fossili, oltre a emettere CO2 in atmosfera, emettono una serie di particolato fine, che fra l'altro ha un impatto sulla salute terrificante, causa di 5-6 milioni di morti premature all'anno, molte anche in pianura padana, ahimè. E l'aerosol ha un effetto molto complesso sulla temperatura, anche perché parliamo di un universo di composti, però mediamente ha un effetto raffreddante. Quindi i gas serra, quindi CO2, metano e protossido di azoto, hanno
un effetto fortemente riscaldante, questo è in parte compensato dagli aerosol. Le cause naturali che sono molto studiate, quindi l'attività solare, l'attività vulcanica, le variazioni orbitali hanno un ciclo lentissimo, quindi però tutte le cause naturali possibili e immaginabili che sono molto monitorate negli ultimi 50 anni, calma piatta, quindi non spiegano alcunché. Per questo si dice che è inequivocabile che l'impatto, che i cambiamenti climatici sono causati dall'attività dell'uomo. Allora, quando diciamo che siamo a temperatura di 1,1 gradi superiore all'epoca preindustriale, può sembrare poco, perché cioè, noi, chi di voi riesce a sentire la differenza di un grado? È molto difficile. Però ci sono alcune cose che spesso i mass media non comunicano neanche molto bene, che va chiarito. Allora, innanzitutto 1,1 gradi è una temperatura media globale. Come sapete, il 70% della superficie terrestre è coperta da oceani. Le acque si scaldano molto meno della Terra. Quindi noi non siamo pesci, noi guardiamo a quanto è la Terra. E la Terra si è scaldata molto di più. La Terra siamo già a 1,7 gradi. Quindi già parliamo di, se mi permettete l'analogia, di nuovo un'analogia, è un po' 2 gradi in aumento di temperatura, è un po' come per il nostro corpo passare da 35,5 a 37,5. Ecco, iniziamo a sentirci poco bene, soprattutto la temperatura continua a aumentare. Soprattutto non tutto il globo si è scaldato in modo uguale. In Europa, l'Europa si è scaldato, questi sono i dati di Copernicus, che è un po' l'occhio europeo sull'ambiente, sul clima, si è scaldata negli ultimi 30 anni di circa 0,5 gradi per decennio. 0,5 gradi è un'enormità, è un'enormità. Allora, voi dite, ma sei sicuro di quello che dici? Allora, sono andato a controllare i dati del Centro Geofisico Alpino, quindi di chi ha organizzato questa serata, sito molto ben fatto, con tantissime informazioni veramente ricche e utili. Allora, questi, guardate, i dati dal 1970 ad oggi, quindi gli ultimi 50 anni e poco più, siamo a 2,5 gradi, esattamente questo mezzo grado all'anno. Allora, è difficile forse capire cosa significa 2,5 gradi, ma io ho cercato di rappresentarlo in questo modo. In termini di temperatura media annua, questa sarà la temperatura media annua, con una grande variabilità ovviamente, 2,5 gradi è la differenza di temperatura media annua circa fra Milano e Roma. Vuol dire che il clima medio di Milano, la temperatura, poi il clima magari è più complesso, però la temperatura media di Milano diventa come quella di Roma. Magari i milanesi sono contenti, i romani diventano come Palermo, magari dici, i palermitani però diventano come il Cairo. Ecco, provate a pensare quello che è associato alla temperatura, perché la temperatura porta con sé adattamenti degli ecosistemi, l'agricoltura, porta con sé il mondo su cui ci siamo abituati, in cui abbiamo, ci siamo sviluppati, adattati, in cui abbiamo sviluppato la nostra società. Si tratta di cambiamenti molto importanti. Dopodiché le variazioni non sono uniformi nel corso dell'anno, per esempio per una precedente conferenza per le 4 stagioni di Vivaldi, che mi avevano chiesto di vedere come erano cambiate le stagioni ai tempi di Vivaldi ad oggi, ho scoperto dai dati del Centro Geofisico Prealpino che questi 2,5 gradi sono ripartiti di aumento di temperatura a Varese, sono ripartiti in modo abbastanza disomogeneo. L'inverno, curiosamente, non me l'aspettavo, è aumentato in media di 1 grado, anche l'autunno di 1 grado solo, la primavera di 3 gradi e l'estate di 4 gradi. Quindi sull'estate stiamo veramente, il termometro sta andando veramente fuori scala. E ecco, guardando un po' al futuro, questo è uno dei grafici degli ultimi rapporti di questo IPCC, fra l'altro questo è stato approvato 2 settimane fa. Questo grafico fa vedere l'andamento della temperatura espressa in colori dal 1900 ad oggi e fa vedere gli scenari futuri. Gli scenari, come vedremo dopo, sono in funzione soprattutto delle emissioni nostre. Il concetto che un bambino nato oggi è estremamente probabile che sperimenterà un clima più caldo rispetto ai suoi nonni. Più caldo quanto dipenderà soprattutto, ci sono molti fattori di incertezza nel sistema climatico, ma la principale driver, il principale motivo sono le emissioni nostre. Quindi dipende dalle scelte che facciamo oggi, che faremo nel prossimo futuro. E molti eventi meteorologici estremi, fra cui ondate di caldo, siccità, forti piogge, già adesso si mostrano più frequenti rispetto a un secolo fa e lo diventeranno ancora di più.
Qui parliamo di ondate di calore, di siccità, di precipitazioni, fra le altre cose. Non tutti i fenomeni estremi stanno diventando più frequenti, ma questi qui sicuramente sì. C'è anche da dire che non è corretto attribuire ai cambiamenti climatici ogni singola sciagura meteorologica. Gli eventi estremi ci sono sempre stati, sono documentati nella storia. Però possiamo pensare come un dado truccato. Immaginate un dado col peso sbilanciato verso il 6, in modo o verso quello opposto, ma in modo che esca il 6 più facilmente. Non è che ogni volta che esce il 6 puoi dire è stato il trucco, però mediamente se è truccato il 6 esce più spesso. E questo è un po' l'impatto dei cambiamenti climatici sugli eventi estremi. Cioè non è corretto necessariamente attribuire ai cambiamenti climatici ogni singolo evento estremo, anche se ultimamente la scienza sta avanzando, il punto di vista statistico inizia anche a dire questo è molto probabile che non ci sarebbe stato senza cambiamenti climatici. Ma il concetto è che questi eventi diventeranno più intensi e più frequenti. Per darvi un'idea, in questi grafici innanzitutto, ecco, non si parla solo di eventi estremi, ma cambiamenti climatici, secondo la gran parte degli studiosi, che include anche, non so, il Pentagono, per esempio, uno molti non sa, però mettono sempre cambiamenti climatici fra le minacce per la sicurezza degli Stati Uniti, fra le primissime, prima o seconda minaccia. Perché? Perché è considerato un amplificatore di altri problemi, amplificatore di tensione, perché se noi arriviamo a 3 gradi, guardate qua, noi avremo praticamente la totalità, nel 2050 ci saranno magari 10 miliardi, però l'80% della popolazione mondiale che sarà esposta a ondate di calore, la metà a siccità, ma soprattutto ci sarà un calo delle rese agricole per equivalente a 2 miliardi di persone. Quindi provate a immaginare se il Messico o il Nord Africa si desertifica, che è tutt'altro che impossibile come scenario, anzi, sicuramente la tendenza è questa. Dove pensate che vadano queste persone? Insomma, ci saranno sicuramente l'umanità ha straordinaria capacità di adattamento, l'abbiamo dimostrato e lo dimostreremo anche in futuro, però ci sono dei limiti all'adattamento. Aumenteranno le aree non abitabili. Ci sono delle aree che se superi i 50 gradi, un tot di numeri, un tot giorno, sono semplicemente inabitabili. Fra l'altro, vedete che chi soffrirà più di queste condizioni, di questi rischi cumulati, sono i paesi in via di sviluppo. Poi vedremo perché loro sono molto arrabbiati con noi per tutta la vicenda dei cambiamenti climatici. L'innalzamento dei livelli di mare, che è un'altra cosa anche di cui si parla molto nei mass media. Già il livello dei mari è aumentato di circa 20 centimetri rispetto all'epoca preindustriale. Perché aumenta il livello dei mari? Per una serie di fattori, ovviamente per lo scioglimento dei ghiacciai, delle calotte polari, ma anche un po' per l'espansione termica dei livelli superficiali del mare. E qua vedete in questo grafico l'ulteriore aumento a fine secolo, si considera aumenterà tra 50 centimetri e un metro a seconda del livello di emissione. Forse vi chiederete perché ho messo questo grafico qui in fondo, per farvi vedere cosa si prevede succede nel 2300, qualcosa di molto lontano, ma insomma come umanità, come civiltà esistiamo da qualche millennio, insomma 3 secoli è un'inezia tutto sommato. Ecco, c'è una forte convergenza scientifica, su questo è quasi certo, che abbiamo iniziato a innescare dei processi sulle calotte polari che sono virtualmente irreversibili nell'arco delle generazioni umane. Come mettere un ghiacciolo dal congelatore al frigo. Magari all'inizio ti sembra che non si sciolga poi tanto, però se aspetti un po' vedrai, è irreversibile questo cambiamento. Ecco, nel 2300 fa un po' impressione questo, però c'è molta incertezza, però lo scenario di emissioni più basse, quindi lo scenario migliore, quello blu, dà un range probabile intorno a 1,5-2 metri di aumento del livello dei mari. Provate a pensare qual è lo scenario peggiore, neanche ve lo racconto, lo vedete voi. Ci sono una cosa che preoccupa molti scienziati, sono anche i cosiddetti punti di non ritorno. Ci sono degli aspetti del sistema della biosfera, della criosfera,
dell'atmosfera che possono raggiungere dei punti di non ritorno. Lo vedete un po' qui cos'è questo punto di non ritorno. Vuol dire quando si supera una certa soglia, quando il ghiaccio supera quel grado che lo porta al di sopra del punto di ghiaccio, si inizia a sciogliere. E questi tipping point possono riguardare calotte polari, l'Amazzonia, la foresta amazzonica, perché si prevede che se si supera certe soglie di temperatura e deforestazione si diventerà fra 50 anni più simile a una savana rispetto alla foresta pluviale di oggi. C'è anche la circolazione termalina dell'Atlantico. Non so se vi ricordate il film The Day After Tomorrow, in cui si improvvisamente New York si ghiaccia, ecco. E ovviamente era una fiction il fatto che potesse accadere nell'arco di una settimana, però la base scientifica c'è. Questi processi sono lenti, però sono di grande preoccupazione perché potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione. Attualmente non ci sono evidenze che stiamo già superando questi punti di non ritorno, così come non ci sono evidenze che siamo sull'orlo di un collasso. A volte i mass media, i titoli o magari qualche così attivista manda un messaggio: siamo sull'orlo di una catastrofe climatica, l'umanità è in pericolo. Ecco, non bisogna né sottovalutare, cioè non è in pericolo solo l'orso polare, però non è in pericolo la sopravvivenza della specie umana, almeno non ci sono evidenze in questo senso. Però quello che è in gioco è il nostro stile di vita, è lo stile di vita dei nostri figli. Quindi mi sembra un motivo più che sufficiente per preoccuparsi e darsi da fare. Allora, cosa fare? Allora, inizierei questa figura che mi mostra cosa non fare. Questa figura, fra l'altro presa negli Stati Uniti simbolicamente, fa vedere dei giocatori di golf che apparentemente con estrema tranquillità continuano a giocare a golf di fronte a un incendio di proporzioni devastanti che sembra essere molto vicino a loro. Ecco, noi siamo un po' così, cioè abbiamo una comunità scientifica che ormai da 20 anni, 30 anni sta dicendoci: guardate che c'è un incendio, ripeto, una crisi, okay? Una crisi che minaccia lo stile di vita e sarà un amplificatore di tensione a livello globale. Bisogna fare qualcosa. E noi siamo lì, ecco, la pallina del nostro buco è il PIL dell'anno successivo, no? Noi si parla solo di qual è il PIL dell'anno successivo e non si guarda che di fatto rischia di andare tutto a fuoco. Quindi la prima cosa da fare è non ignorare il problema, ma informarsi, come stiamo facendo questa sera. Informarsi e imparare anche un po' quelli che sono i termini di base. Ci sono due concetti importanti da imparare: mitigazione e adattamento. Mitigazione vuol dire affrontare le cause, quindi ridurre le emissioni, o detto anche, si può dire anche un po' cercare di evitare l'ingestibile, perché se non riduciamo le emissioni poi ci saranno sempre più cose su cui non potremo gestire. Questo significa ridurre le emissioni di gas serra da combustibili fossili, maggiore efficienza, risparmio energetico, ridurre la deforestazione, aumentare l'assorbimento di CO2 da parte delle foreste e anche cattura della CO2 da parte con metodi, poi magari ne parliamo, che sono ancora molto teorici ancora, però si spera che un giorno un pochettino daranno una mano. Però anche adattamento. Adattamento vuol dire affrontare le conseguenze inevitabili, gestire l'inevitabile. E questo richiede una diversa pianificazione territoriale, il turismo, prevenzione idrogeologica, verde urbano, sistemi di monitoraggio, assicurazioni, soccorsi, eccetera, eccetera. La mitigazione ha un impatto globale, nel senso che se un paese riduce le emissioni ma un altro no, poi quello che conta è la media, mentre l'adattamento ha un carattere eminentemente locale, ovviamente. Però entrambe sono assolutamente indispensabili. E ci sono le soluzioni. Di nuovo, l'ultimo rapporto IPCC mostra che le soluzioni ci sono, cioè tecnicamente possiamo ridurre le emissioni in modo economicamente sostenibile, anzi, mostrano che i costi futuri evitati sono maggiori rispetto ai costi dell'investimento in per esempio rinnovabili o in altre fonti di energia adesso. E questo vale anche per l'adattamento. Ora, non vi tedio con questa, ho fatto una sintesi di questa tabella, e la sintesi è questa qui, di fatto.
si può fare! Il concetto è questo, cioè si può fare, cioè non è qualcosa di impossibile, che abbiamo gli strumenti per mitigare, cioè per ridurre le emissioni a un livello tale da limitare i rischi più possibile e per adattarci a ciò che è inevitabile. Cosa ha fatto finora la politica? E qua veniamo un po' alle note un po' più dolenti. Io mi occupo molto di interfaccia fra scienze e politiche. Io sono in questi gruppi delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici come scienziato, però seguo anche tutte le conferenze sul clima, quelle che annualmente si svolgono in giro per il mondo. Dopo vedremo. Quindi cerco di darvi un quadro più onesto possibile. Ovviamente sono di parte un po', però... Allora, qual è stato l'impatto della politica climatica sulla concentrazione atmosferica di CO2? Allora, qui vediamo, vi ricordate il grafico che abbiamo mostrato all'inizio, con gli anni. Allora, qui nell'88 è stato fondato l'IPCC, poi UNFCC è la Convenzione Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. A Rio nel 92 tutti i paesi del mondo sono messi insieme, ha detto già nel 92, cioè parliamo di 30 anni fa, ha detto ma effettivamente sembra che c'è qualcosa, cerchiamo di evitare, però ancora cose molto generiche. Poi c'è stato il protocollo di Kyoto, di cui avrete sentito parlare. Il protocollo di Kyoto è un impegno un po' più stringente, con obiettivi vincolanti, da parte dei paesi sviluppati, una frazione dei paesi sviluppati, ne parlava anche Ali Monti l'altra volta, con obiettivi, diciamo così, era un piccolo passo nella giusta direzione. Allora, qual è stato l'impatto del protocollo di Kyoto? Non tanto, vedete, zero assoluto. Però il protocollo di Kyoto, sai, erano solo i paesi in via di sviluppo, c'è un obiettivo, primo passo, adesso non ci dobbiamo deprimere troppo, no? Nel 2009 c'è stato a Copenaghen, insomma, un accordo, basta, c'era già Obama lì, no? Copenaghen, un accordo un po' più ambizioso, quindi a Copenaghen l'impatto degli accordi di Copenaghen, niente. Però nel 2015, come sapete, c'è stato l'accordo di Parigi. Allora, l'accordo di Parigi, lasciatemelo dire, resterà nei libri di storia dei nostri pronipoti. È un accordo di portata assolutamente storico per l'umanità, perché per la prima volta tutti i paesi al mondo si sono riuniti intorno a un tavolo dicendo abbiamo un problema ambientale serio, dobbiamo tutti fare qualcosa. Accordo assolutamente storico. Prima di vedere l'impatto fantastico dell'accordo di Parigi, vediamo di cosa parla l'accordo di Parigi. Allora, questi sono gli argomenti che sono ricorrenti, ora semplifico molto, in tutte queste conferenze annuali. E, di nuovo, il tema principale è mitigazione, quindi ridurre le emissioni con l'obiettivo di mantenere la temperatura globale lungo periodo, a fine secolo, dice ben al di sotto dei 2 gradi rispetto all'epoca preindustriale. 2 gradi, di nuovo, è globale. Questi 2 gradi vanno paragonati con il grado 1,1, ok? Non vanno paragonati con i 2,5 gradi che abbiamo anche già noi. I 2 gradi globali include tutto. Quindi ci siamo già giocati più di metà di quello che ci siamo impegnati a fare. Questo cosa comporta? Significa un processo di, poi lo vedremo, di riduzione delle emissioni fino ad arrivare nella seconda metà del secolo, proprio questo è scritto nero su bianco come impegno da parte di tutti i paesi, alla cosiddetta neutralità climatica. Questo è un termine che forse avete sentito. Neutralità climatica vuol dire che si cerca di ridurre più possibile le emissioni da tutti i settori, e tecnicamente è possibile ridurre del 90% le emissioni. È difficile ridurre del 100%, a meno che proprio non vogliamo completamente stravolgere la nostra società, perché alcuni settori sono difficili. L'agricoltura, per esempio, emette la fermentazione enterica degli animali, o diventiamo tutti vegetariani, che è difficile, o se no l'emissione di metano e della fertilizzazione, del protossido d'azoto e la fertilizzazione azotate, quelle rimarrà. Alcuni processi dell'industria pesante, oppure alcuni tipi di trasporti, ancora non si vedono, saranno più difficili da decarbonizzare. Quindi l'idea è riduciamo più possibile al 90-95% tutto nei prossimi decenni, non parliamo di pochi anni. Quello che rimane per raggiungere zero, cioè per raggiungere, vuol dire che le emissioni rimanenti dovranno essere compensate da assorbimenti di CO2. Assorbimenti di CO2 da parte di chi? Anzitutto le foreste. Quindi è bene
preservarle, calcolare quanto assorbono e cercare di mantenere questo assorbimento. E in parte anche con la cattura della CO2 da parte dell'atmosfera, che però è una soluzione tecnologica ancora molto lontana dall'essere operativa. Parliamo finora di quantità assolutamente irrisorie. Speriamo che nel giro di 20-30 anni diventi una soluzione che ci possa un po' aiutare. Sarà un aiuto, ma da sola né le foreste né nella tecnologia di cattura ci potranno aiutare. Poi c'è tutto un sistema di rendicontazione di emissioni, io mi occupo di questo, io controllo quello che fanno i paesi. Ogni paese annualmente deve redigere un inventario con tutte le emissioni di tutti i settori. Energia, agricoltura, foreste, eccetera, eccetera. E poi adattamento e poi supporto finanziario ai paesi poveri, perché fin da Parigi i paesi poveri dicono: guardate, cioè noi già subiamo oggi le conseguenze di un problema causato da voi. Questo è un po' il loro argomento, che in gran parte è valido, poi ovviamente magari ci marciano un po'. Quindi se volete che facciamo uno sviluppo più pulito del vostro, dovete darci un bel po' di aiuti per adattarci alle conseguenze dei cambiamenti climatici e per evitare conseguenze peggiori. Nel 2009 furono promessi 100 miliardi all'anno entro il 2020 a paesi in via di sviluppo, che ancora non sono, e i paesi in via di sviluppo sono piuttosto arrabbiati su questo. Allora, torniamo alla nostra curva, l'accordo di Parigi. Finalmente, questo accordo storico, l'impatto, niente, pure stavolta, un po' frustrante questo, no? Perché tu dici, con tutti questi, perché la CO2 si ostina a aumentare l'atmosfera nonostante le belle parole dei politici? Perché purtroppo sono parole. E anche perché uno può concludere, no? Che questo è la dimostrazione che la politica non serve a nulla. Però, allora, prima di correre questa conclusione, forse un po' prematura, quello che ho fatto è vedere un fenomeno paragonabile per certi aspetti, a cui tutti siamo un po' più, abbiamo una maggiore familiarità, che sono le morti cumulate per Covid. Concettualmente le due cose si possono comparare. Allora, qui vediamo nel gennaio 2020, quando è iniziato il Covid, morti cumulate, in un anno 2 milioni di morti cumulate. Però finalmente hanno scoperto i vaccini. Dopo un anno iniziano le vaccinazioni, quindi questo può essere visto come il protocollo di Kyoto, no? Iniziamo, iniziamo i vaccini, inizia con i vaccini, inizierà la curva, le morte accumulate a cambiare, no, continua dritta così. Ma perché ancora hanno pochi vaccini, arriviamo a 4 miliardi di vaccini, dopo 4 miliardi di vaccini, accidenti, cambierà qualcosa? No, continua a aumentare. Solo dopo 10 miliardi di vaccini, quindi dopo 2 anni, la curva di morte cumulate, adesso noi siamo qua, per fortuna fondamentalmente calma piatta, questo è il numero totale cumulato, solo dopo ben oltre 10 miliardi di vaccini abbiamo iniziato ad appiattire la curva. Cosa significa questo? Per me significa che, così come per il Covid, affrontare il cambiamento climatico a livello globale richiede tempo, sono problemi complessi. Il cambiamento climatico purtroppo è molto più complesso del Covid, che già ci ha spaventato tutti abbastanza, e richiede tempo. Quindi il messaggio è il fatto che non vediamo ancora la curva di CO2 calare, non è necessariamente un sintomo che non serve a niente quello che stiamo facendo. Noi siamo ancora un po' in questa fase qua, in cui stiamo aumentando i vaccini, ma dobbiamo ancora aspettare tempo per vedere gli effetti. Oltre a questo, poi, piccola parentesi così, europeo, io lavoro per la Commissione europea, ovviamente laddove si è iniziato prima gli effetti si vedono. Queste sono le emissioni dell'Unione europea, fatte 100 nel 1990, emissioni dei vari settori, come numeri positivi, poi le foreste assorbono CO2, quindi è un numero negativo, le foreste compensano circa il 6-7% delle emissioni di tutti gli altri settori in Europa, a livello globale siamo quasi al 30%. E nel 2021 l'Europa si era posto l'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni rispetto al 90, abbiamo fatto di più, siamo arrivati a meno 30%. Quando uno dice ma l'economia inevitabilmente produce emissioni, mica vero. Nel frattempo noi abbiamo negli ultimi 30 anni diminuito le emissioni del 30%, il PIL europeo è aumentato del 60%, non c'è qua, è aumentato del 60%, okay?
più 60 PIL, meno 30% di emissioni. Da questo punto di vista l'Unione Europea sta veramente guidando la battaglia sui cambiamenti climatici con il buon esempio, nonostante tante difficoltà. La sfida, poi come vedremo, poi se volete discutiamo, è coniugare questo con l'economia, con l'innovazione tecnologica e tutto quanto. Guardando al futuro, come forse sapete, recentemente si è deciso un obiettivo molto ambizioso di neutralità climatica al 2050. Cioè al 2050, vedete, tutti i settori si dovranno ridurre il più possibile, rimarrà un po' dall'industria, un po' dall'agricoltura, il resto ci penseranno le foreste e soluzioni tecnologiche, si spera. Quindi nel 2050 l'Unione Europea ambisce a essere il primo continente climate neutral a livello globale. C'è un obiettivo intermedio al 2030, che è quello sulla base del quale si fanno tutte le legislazioni. Noi a ISPRA aiutiamo i decisori politici a Bruxelles in tutte le questioni tecniche e scientifiche a fare legislazioni, per esempio, per raggiungere questo obiettivo. Quindi quando si parla dall'auto elettrica alle case, l'efficientamento delle case, sono tutte legislazioni che servono proprio ad andare in questa direzione. Il Green Deal è dietro questo, è una visione. La visione di neutralità climatica del Green Deal guida veramente là a tantissime politiche, perché la politica energetica è dietro gran parte dell'attività economica. Noi siamo sull'orlo, questo lo ripeto da qualche anno, adesso magari la gente mi crede di più, anche perché un po' si vede, siamo sull'orlo di una rivoluzione nel modo di produrre e consumare energia. Ora, come forse vedete, siamo stati bravi finora, però dobbiamo esserlo ancora di più, cioè gli obiettivi che ci siamo posti sono ancora più ambiziosi, non sarà banale raggiungerlo. A che punto siamo nella crisi climatica? Ora partirei da questo rapporto che è stato presentato lo scorso dicembre alla COP, a Sharm el Sheikh. Io fra l'altro ero uno degli autori di questo rapporto del gruppo ambientale delle Nazioni Unite. È stato presentato fra l'altro dal segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. Ha presentato in modo suggestivo ma molto un po' tetro. Ha detto siamo su un'autostrada verso l'inferno climatico col piede incollato all'acceleratore, insomma, una roba che l'immagine di questa finestra con la scala rotta dà l'idea di abbiamo ancora poco tempo, la finestra di opportunità per ridurre le emissioni in modo non troppo costoso si sta chiudendo, è difficile, ma i prossimi 10 anni saranno veramente cruciali per cercare di limitare gli impatti più negativi dei cambiamenti climatici. Allora, cosa dice questo rapporto? Innanzitutto da un quadro delle emissioni a livello globale per i vari gas serra. Qui una piccola nota di ottimismo, che le emissioni continuano ad aumentare purtroppo, però l'aumento è minore dell'ultimo decennio, è minore rispetto al decennio precedente, quindi stiamo raggiungendo un po' la saturazione, speriamo che iniziamo a declinare nei prossimi anni, sarebbe importante entro il 2030. Dopodiché, quali sono le emissioni dei principali emettitori? Questo è anche interessante, perché fa capire perché la sfida climatica è così complicata nelle conferenze. Allora, se guardate il grafico di sinistra, salta l'occhio la Cina, cioè la Cina oggi emette più di Europa, Stati Uniti e India messi insieme. Quindi uno può dire, vabbè, ma se non fa la Cina, niente. Anche qua, vedete, la Cina, gli ultimi, da quando è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, anche perché parte di queste emissioni sono i nostri telefoni, i nostri computer, però qui c'è stato un boom. Quindi questo grafico dice, vabbè, Cina, deve fare la Cina, il resto nient'altro. Però ci sono altre narrative possibili, perché gli stessi grafici espressi pro capite fanno vedere che il peggiore della classe, diciamo così, sono gli Stati Uniti, Australia. Quindi la Cina può dire, ehi Stati Uniti, guarda che tu c'hai una volta e mezzo le emissioni pro capite rispetto alle mie. Quindi quale deve essere la cosa importante? Questo o questo? Ovviamente dipende un po' dalle prospettive, ovviamente il politico sceglie quella che è più familiare. E ce n'è ancora un'altra di prospettiva,
che sono le emissioni cumulate dal 1850. Perché questo è importante? Perché se uno dice la temperatura attuale, chi è responsabile del cambiamento climatico attuale? È responsabile la quantità cumulata di CO2 che è stata emessa negli ultimi 150 anni. E qua emerge ancora, sono spariti i numeri, spiace, comunque Stati Uniti 25%, Europa 15%, Cina 10%, India 3%. Okay? Quindi l'India dice, l'India che si vuole sviluppare e sicuramente continuerà a emettere molto più, mentre gli Stati Uniti e Europa stanno già diminuendo, ci guarda a noi e dice: siete voi responsabili dell'attuale problema, delle mie devastazioni, siete voi che dovete fare il primo passo e poi darmi un sacco di soldi per adattarmi ai problemi causati da voi e per aiutarmi a fare uno sviluppo più pulito. Quindi questo fa capire perché uno si dice: ma perché questi si vedono ogni anno intorno a tavola, non decidono nulla o decidono cose, c'è un po' di bla bla bla, sicuramente è vero, però è difficile perché ovviamente ti siedi al tavolo e ognuno porta prospettive legittime, però diverse, non è facile. E qui ha cercato, in questa figura ha cercato di sintetizzare in modo un po' più ottimista rispetto al segretario generale delle Nazioni Unite dove siamo nella crisi climatica, con questa analogia. E immaginate che siamo tutti in questa nave, l'analogia col Titanic non è casuale ovviamente, no? La rotta prevista prima degli accordi di Parigi era, se volete, schiantarci, continuare le emissioni. Questo potete sostituire a queste frecce le emissioni e otterrete lo stesso risultato. Se non ci fosse stato l'accordo di Parigi, avremmo continuato, la rotta prevista era aumentare le emissioni, ci saremmo schiantati frontalmente contro l'iceberg. Allora, quello che ha fatto l'accordo di Parigi è di innescare, non solo l'accordo di Parigi, però sta un po' simboleggiato l'accordo di Parigi, innescare una serie di politiche che hanno portato innovazioni tecnologiche, che hanno portato a un crollo, per esempio, dei prezzi delle energie rinnovabili, l'avrete sentito. Adesso la fonte di energia più economica nel 98% superficie terrestre sono le energie rinnovabili, che poi hanno dei problemi, intermittenza, storage, eccetera, eccetera, se ne può parlare. Però è drasticamente crollato, c'è stata una serie di investimenti, eccetera, eccetera. Le politiche attuali ci porterebbero ha una situazione comunque di pericolo, con un rischio di collisione molto probabile con grandi iceberg, forti danni. Questo corrisponderebbe, ecco, questa situazione corrisponderebbe a una temperatura di oltre 3 gradi e mezzo, 4 gradi, che potrebbe essere quasi catastrofica per certi aspetti, almeno nel lungo periodo, per innalzamento dell'animale quasi catastrofica. Qui siamo, con le politiche attuali, siamo o promesse, perché abbiamo promesso più di quello che poi stiamo facendo per ora, una situazione fra 2 gradi e mezzo e 2,8 circa, poi ci sono vari ambiti di incertezza. Vi ricordate che l'accordo di Parigi ha come faro, come obiettivo principale, di mantenere l'aumento di temperatura globale a lungo periodo al di sotto dei 2 gradi. 2 gradi non è che sia una soglia magica, è una soglia, se vuoi, indicata dagli scienziati come una soglia un po' di sicurezza. Cioè, loro dicono entro 2 gradi, meglio ancora entro 1 grado e mezzo, i cambiamenti climatici hanno effetti positivi, negativi, ci riusciamo comunque ad adattare abbastanza bene. In 2 gradi ci saranno molti effetti negativi, però riusciamo ad adattarci. Oltre i 2 gradi entriamo un po' in una terra incognita in cui non sappiamo bene come reagisce il sistema climatico, i costi degli impatti dei cambiamenti climatici saranno sempre maggiori e la capacità di adattamento sarà sempre minore. Quindi non è che da 1 grado e 9 a 2,1 casca il mondo, però sicuramente 2 gradi è questo obiettivo politico sancito dalla politica che è una base scientifica. Ecco, con le politiche attuali promesse ancora non ci siamo, ancora non ci siamo. La rotta per i 2 gradi o per 1 grado e mezzo, quindi un diminuire il rischio di collisione con gli iceberg, diciamo così, il rischio di danni, implica una riduzione delle emissioni, come per esempio sta cercando di fare l'Unione Europea. Ora, se si prendono tutte le promesse di lungo periodo, anche da Cina, India, la Cina ha detto che diventerà neutrale, climate neutral nel 2060, l'India nel 2070, in teoria ci potremmo quasi arrivare agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Certo che poi alle parole devono seguire fatti, quindi finora sono state fatte molte parole,
l'Unione Europea stiamo facendo il nostro meglio per dare seguito a questo. Ovviamente è giusto, secondo me, dare il buon esempio, anche perché essendo fra, insieme agli Stati Uniti, fra i responsabili principali del problema, se non diamo un buon esempio, col cavolo che i paesi in via di sviluppo fanno veramente uno sforzo da parte loro. Quindi questo grafico indica che non è vero che non sia stato fatto nulla finora, quindi il fatto che la concentrazione di CO2 in atmosfera ancora continua a crescere perché siamo qua. Fra una ventina d'anni, probabilmente, i tempi sono sempre molto lunghi, vedremo, se continuiamo con le politiche attuali o promesse, vedremo un appiattimento, un cambiamento un po' della curva di CO2 in atmosfera. E quindi qualcosa è stato fatto. Questo qualcosa però non è sufficiente ancora per raggiungere gli obiettivi che i paesi si sono posti per l'accordo di Parigi. Terzo messaggio ha a che fare un po' con l'incertezza, questo è un po' scientifico se volete, però è importante capirlo. Allora, immaginate di nuovo di essere su questa nave, no? Voi vedete qua, vedete l'iceberg davanti a voi, iniziate a virare, no? Virare, vedete iceberg più piccoli, no? Ora, ci sono molte fonti di incertezze, non sapete quanto è profondo l'iceberg, non sapete come al probabile impatto, come lo scafo reagirà all'iceberg, però cosa fate? Fate comunque, sterzate la nave il più possibile. Allora, così come ci sono queste incertezze, così nel sistema climatico ci sono incertezze, perché noi non sappiamo, questi sono in realtà gli ambiti di incertezza sono ancora maggiori, perché? Perché se nel modello dici io emetto tot, l'emissione si sa che ha un certo impatto sul sistema climatico, poi però non si sa bene come reagiranno le nuvole, come reagiranno le foreste, gli oceani, continueranno a assorbire, a darci una mano come stanno facendo adesso oppure no. Qui ci sono forti ambiti di incertezza su questo, però questa incertezza non dovrebbe immobilizzare, non dovrebbe dire allora non faccio niente. L'incertezza ce l'abbiamo ogni giorno, se abbiamo un'assicurazione per l'auto perché sappiamo che c'è una piccolissima probabilità di avere un incidente grave, un impatto grosso, e quindi facciamo l'assicurazione. Quindi l'unica cosa da fare, essendo sulla nave, è sterzare la rotta più rapidamente possibile, anche se non sai quanto è profondo l'iceberg, e lo stesso dobbiamo cercare di ridurre le emissioni quanto più rapidamente possibile, salvaguardando ovviamente senza distruggere la società, l'economia come la conosciamo oggi, per evitare il più possibile i danni. Cosa è successo a COP27, l'ultima delle conferenze sul clima, si chiamano COP, avvenuta a Sharm el Sheikh, non so se l'avete seguita, se ne parla un po' di solito c'è una novembre-dicembre. Alla COP, a Sharm el Sheikh, quest'anno poi saremo a dicembre negli Emirati Arabi Uniti, quindi un po' nella tana del lupo, non vi aspettate grandi passi avanti, già tanto se non ne facciamo, ci sarà qualche proclama come sempre, però alla COP27 si è parlato molto di adattamento e di fondi ai paesi in via di sviluppo. C'è stato un po' un cambio di prospettiva, nel senso che fino a anche l'anno scorso, 2 anni fa, si diceva che i cambiamenti climatici erano spesso visti come qualcosa per il futuro. Noi adesso anche in Europa, in Italia, abbiamo sperimentato questi ultimi anni un'accelerazione degli eventi estremi, abbiamo una siccità, l'anno scorso c'è stata la siccità più grossa in Europa negli ultimi 500 anni, noi adesso siamo in una situazione drammatica in Italia, come sapete, leggete dai mass media. Immaginate il Pakistan, vi ricordate l'inondazione del Pakistan? Il Pakistan è ben grande, molto più grande dell'Italia, un terzo della superficie del Pakistan è stata inondata, un'alluvione eccezionale. Quindi ecco, c'è molto la consapevolezza che il cambiamento climatico non è qualcosa, un rischio futuro, è qualcosa di qui ed ora. La domanda è chi paga, e torniamo a una di quelle domande che è sempre stata un leitmotiv nel conferenze sul clima, con i paesi in via di sviluppo che dicono il problema l'avete causato voi, chi rompe paga fondamentalmente. No? Noi abbiamo così, nel diritto privato abbiamo molto codificato, no? Se tu hai una perdita di acqua dal vicino sopra, vai su e gli dici ti faccio causa se non mi paghi. Ecco, sta avvenendo un po' la stessa cosa, a livello di diritto internazionale non sono così facili le cose. Però ecco, tenete conto che fra i motivi di tensione crescenti causati dai cambiamenti climatici ci sono anche tensioni politiche di questo tipo qua, cioè paesi in via di sviluppo che dicono voi dovete darci un sacco di soldi per aiutarci allo sviluppo più pulito, ma anche per contrastare i cambiamenti climatici futuri,
ma anche per contrastare le perdite e i danni che abbiamo oggi. Ovviamente sono cose molto sensibili, è facile marciarci su queste cose qua, anche perché è difficile determinare queste cose qua. Però è stato visto come è stato creato un fondo, ancora non è chiaro quanti soldi ci saranno, però è stato visto come un passo cruciale verso la cosiddetta giustizia climatica. Ecco, questo è un tema ricorrente, la giustizia climatica, perché lo dicono, non si può affrontare i cambiamenti climatici senza una giustizia, cioè senza riconoscere che qualche paese ha contribuito di più, qualche paese di meno. E ognuno deve cercare di contribuire a risolvere il problema sulla base della propria responsabilità storica e delle proprie possibilità economiche e tecnologiche. E bisogna veramente aiutarsi a vicenda. È come un condominio in cui si ha un problema comune. O si coopera o se no siamo tutti fritti. Le conferenze del clima sono ancora utili? Queste sono domande assolutamente legittime che ci si pone ogni volta che si vede. A Sharm el Sheikh eravamo 50.000, uno si dice, ma proprio siete tutti necessari? Ecco, lì, nel senso che, anzitutto, se sono ancora utili, se gli scenari climatici peggiori ora sono meno probabili rispetto a 10 anni fa, cioè 10 anni fa era lo scontro frontale con l'iceberg, adesso stiamo un po' virando, e questa è una buona notizia, dice che qualcosa stiamo iniziando a fare. È iniziata la transizione, è assolutamente ancora troppo lenta la velocità, dobbiamo virare il transatlantico più rapidamente. Poi è ovvio che i cambiamenti climatici non si risolveranno con le conferenze del clima, si risolveranno solo con azioni da parte dei governi, della società civile, delle imprese multinazionali per ridurre. Però le conferenze sul clima rimarranno dei momenti topici, in cui si focalizzerà l'attenzione dei mass media, della politica, su un problema epocale per la nostra, per l'umanità. E c'è sempre maggiore attenzione all'implementazione. Allora, fino a 2-3 anni fa, l'obiettivo era, ok, abbiamo l'accordo di Parigi, poi per qualche anno abbiamo scritto i decreti attuativi. Voi immaginate una legge complessa, globale, per qualche anno ci siamo visti a scrivere un po' i decreti attuativi, un po' i dettagli. No? Adesso fondamentalmente le regole ci sono, no? le cose sono chiare, bisogna agire. Allora, per agire è importante coinvolgere quanti più, in inglese dice stakeholder, portatori di interesse. No? Quindi tu devi, se vuoi cambiare il mondo, devi coinvolgere chi il mondo lo abita e lo gestisce. Quindi anche uno dice, ma perché andate a farlo nei Emirati Arabi Uniti? Vabbè, però che ci sono anche loro, cioè, o che fai? O rinunci al loro petrolio, ma non è facile, o gli dichiari guerra, ma bisogna coinvolgere veramente, è necessario, inevitabile questo atteggiamento inclusivo, che ovviamente anche la società civile, le organizzazioni non governative, gli ambientalisti, devi cercare di coinvolgere tutti, perché o siamo tutti dentro o se no è una partita persa. Questo fa sì che sempre più persone vengano alle conferenze sul clima, magari c'è un po' di turismo climatico così, però in parte questo è un po' il prezzo da pagare per un maggior coinvolgimento, perché o coinvolgi tutti o se no non riesci ad andare avanti. Ovviamente questo rallenta molto il processo e questa è una preoccupazione reale. Ora, concludo con questo grafico che indica, sono le famose strisce climatiche, indica la temperatura dall'epoca preindustriale ad oggi. E il messaggio con cui voglio lasciare è che io credo che i cambiamenti climatici sia una sfida talmente importante per essere lasciata in mano ai politici di conferenza o anche a noi scienziati. Deve diventare patrimonio e preoccupazione di tutti. Il dibattito climatico deve diventare un dibattito pop. Ecco, ho iniziato con un'immagine rock, questo la considero un'immagine pop nel senso che è facilmente, l'arte pop è facilmente percepibile, deve creare emozioni, tu devi andare a toccare le emozioni, se non tocchi le emozioni non cambi le persone, e deve diventare pop e bipartisan, non una questione di parte, rispettando il rispetto delle diversità, delle incertezze, però senza alterare i fatti, perché il rischio più di una volta spesso si sentono ogni tanto delle fandonie o alterazioni dei fatti sui cambiamenti climatici. O la sfida climatica diventa una sfida di tutti o verrà persa da tutti. Grazie.
E grazie per questa bellissima presentazione, insomma, in cui ci hai fatto un quadro ampio, insomma, dei problemi. Problemi grossi, appunto, e la politica deve fare la sua parte, e noi in fondo siamo quelli che possono spingere la politica, appunto, in queste direzioni. Allora adesso non so, sentiamo dal pubblico se c'è qualche domanda. Ma io volevo fare una domanda marginale in realtà. La questione degli oceani, cioè tutte le alghe, cose di questo genere, quanto impattano? Nel senso che poi anche nei conti l'Europa è un continente, però ha anche i suoi mari. Non so, sono incuriosita dall'effetto dei mari, perché lei all'inizio ha fatto vedere un 11%, se non ricordo male, una cosa di questo genere, mari, 11% foreste, però se magari può dettagliare un po' di più, grazie. Gli oceani catturano quasi il 25% in realtà dell'anidride carbonica a livello globale, 11 sono i miliardi di tonnellate di CO2. Questo in parte è la CO2, che l'aumento di CO2 dell'atmosfera, che poi per diffusione viene assorbita dalle acque. In parte sono i microrganismi, anche le alghe, gli organismi che assorbono CO2. Ultimamente si è letto, per esempio, non so se l'avete letto nei giornali, c'erano le balene sono la soluzione ai cambiamenti climatici, i titolisti devono sempre fare queste cose un po', no? Perché le balene hanno stanno aumentando, fra l'altro, hanno un'enorme quantità di biomassa che è carbonio, poi quando muoiono vanno nel fondo, e quindi è uno stoccaggio, di fatto il petrolio pian piano adesso si è fatto un po' così, no? Di organismi che andano nel fondo, poi con i milioni di anni coperti da alte pressioni, eccetera, eccetera, quindi le balene, però poi se vai a fare i conti non è tanta roba, no? Allora, però, rispetto alla tua domanda, questi sono, gli oceani non sono inclusi nei conteggi che fanno i paesi, sono inclusi nei conteggi scientifici per far tornare i conti, però i conteggi che fanno i paesi sono solo quello che avviene nel proprio territorio. Lì poi ci sono un po' i conteggi ufficiali, quelli degli inventari di gas serra che i paesi spediscono ogni anno alle Nazioni Unite, che sono revisionati dalle Nazioni Unite, includono quello che viene prodotto nel territorio. Il telefono nostro, che viene sicuramente dalla Cina, l'emissione in quella produzione la conta la Cina, anche per questo la Cina è così alta. Ovviamente se un altro tipo di conteggio può essere basato sul consumo anziché la produzione, noi appariremmo ancora peggiore, ovviamente, perché noi consumiamo più di quello che produciamo. Vieni qua, per favore. Io ho una domanda a cui è impossibile rispondere. Com'è che la gente non si preoccupa? Com'è che ciascuno di noi non fa, o pochissimi di noi fanno qualcosa? Tutti possiamo fare qualcosa, ma non lo vedo, cioè, questa emergenza, questa problematica, non se ne sente parlare poi granché. Cioè, adesso ci sono state azioni magari eclatanti, quel breve flash di quando Al Gore fece il suo DVD che venne un po' distribuito così, ma... E non parlo delle frange negazioniste o quelle cose estreme. Ma perché la gente non vota? Cioè, per esempio, il movimento dei Verdi in Italia non vale niente. Poi chi sono i Verdi c'è anche da discutere, perché ce n'è di tutte le forme di verde, che va sullo spettro dal violetto fino al rosso. Quindi non lo so. Grazie per questa domanda, che ovviamente, come diceva lei, non ha risposte univoche, diciamo così. In realtà credo che di cambiamenti climatici adesso si sta parlando più, in questi ultimi anni se ne sta parlando di più, nei mass media, nella politica se ne parla di più, anche in Italia meno che altrove forse,
Ora, ci sono situazioni un po' polarizzate, purtroppo. C'è chi nega il problema negando anche i fatti. E di nuovo, ripeto, il consenso della comunità scientifica sul cambiamento climatico e sull'origine antropica è pressoché unanime. Insomma, chi lo nega o non è ben informato. Però c'è poi il problema che è vero che noi ultimamente stiamo sperimentando più eventi estremi, però poi la CO2 non si vede. Se si vedesse la quantità di CO2 che produciamo, ognuno di noi produce 7 tonnellate, sono tante 7 tonnellate di CO2 in atmosfera, le mettiamo lì come rifiuto, esatto. Se le vedessimo magari potremmo un po'... E invece no. Qui c'è anche un aspetto di politica, c'è un aspetto psicologico, perché siamo in una situazione della rana nella pentola che bolle pian piano. Lei non si rende conto, siccome il cambiamento è relativamente lento, non ci rendiamo conto, ma insomma alla fine la rana viene lessata, no? E quindi c'è una questione di percezione. C'è anche dall'altro canto, da un lato ci sono i negazionisti, dall'altro ci sono un eccessivo catastrofismo, secondo me, che può immobilizzare. La risposta che la comunità scientifica cerca di dare, il problema è estremamente serio, bisogna agire con urgenza, ma le soluzioni ci sono, cioè abbiamo tutta la capacità, l'ingegno umano è straordinario, abbiamo tutta la capacità di affrontare il problema. Un aspetto cruciale nell'affrontare il problema ha a che fare con aspetti più politici. Per esempio, per i paesi in via di sviluppo un aspetto cruciale di adattamento è uscire dalla povertà o affrontare la disuguaglianza. Quindi ci sono questi aspetti legati alla giustizia climatica, all'uguaglianza, che creano una forte polarizzazione politica. Buonasera. No, un po' per riallacciandomi al discorso del dottor Piccinotti, forse una soluzione per imprimere un'accelerazione al fenomeno è quella di toccare il portafoglio sia delle grandi, diciamo, organizzazioni che dei singoli. E quindi in questo senso il mondo così dell'economia si sta spostando su questo aspetto qui. Però non è ancora sufficiente. Quindi mi domandavo se la comunità scientifica stia facendo anche pressione nei confronti degli organismi internazionali e anche, diciamo così, organismi di sorveglianza e vigilanza dei vari paesi, no? Come la Banca Centrale Europea, per intendersi, o la Fed, in modo che vengano adottate delle pratiche, obbligatoriamente delle pratiche per la riduzione, così, cioè per il rispetto, diciamo così, di certi parametri di emissioni che possono incidere poi sul costo anche finanziari delle operazioni, ma soprattutto comporta, perché la finanza in questo senso è un po' come il sangue nelle vene, comporta l'adozione di certi comportamenti virtuosi da parte di tutti gli operatori, perché altrimenti vengono puniti, ecco, in termini economici, e quindi troveranno immediatamente la soluzione per evitare, diciamo, il maggior danno. Grazie, provo a dire qualcosa, non sono esperto di finanza e economia, ma però certamente il mercato è visto come uno dei principali strumenti che abbiamo, delle leve più efficaci per ridurre. L'Unione Europea, per esempio, da ormai 20 anni, credo, c'è il cosiddetto Emission Trading Scheme, vuol dire che le più grandi aziende europee, che sono responsabili di metalli e emissioni europee, hanno un tetto di emissioni ogni anno che viene ridotto, e se lo sforano devono pagare un prezzo del carbonio, cioè un mercato del carbonio. Il mercato del carbonio ormai, la CO2 è quotata in borsa, e adesso fra l'altro in questi ultimi anni ha avuto un'accelerazione di prezzo, adesso costa praticamente 100 euro tonnellata, che è veramente tanto, veramente tanto. Vuol dire che un'industria, tu sei un'industria, ieri mettevi 100, oggi quest'anno hai 95 come obiettivo. Allora puoi decidere di raggiungere il tuo 95, di dire no, io rimango a 100 e acquisti 5
di quote nel mercato, oppure puoi dire no, io voglio ridurre ancora di più, posso ridurre di più, arrivo a 90 e vendo le mie quote nel mercato. L'idea è che, lasciando decidere al mercato dove è più conveniente ridurre, per unità di investimento si ha un effetto maggiore. Questo sta funzionando, l'Europa è stata precursore, adesso pian piano gli Stati Uniti e altri paesi stanno, anche la Cina sta iniziando a seguire. Altri aspetti ancora, credo che siano ancora piuttosto indietro, è sulla finanza climatica, nel senso che la finanza ancora ci sta, come diceva lei, un po' reindirizzando, ma ancora troppo poco. Cioè ancora il finanziamento ai combustibili fossili fa da padrone, anche se i rinnovabili stanno esplodendo in modo esponenziale, letteralmente, però c'è ancora molto da fare sulla finanza climatica, cioè sul... un po' quello che diceva lei, cioè dare, forse sì, su quello credo che ci sia ancora molto margine di miglioramento. Buonasera, volevo chiederle circa la teoria del piantare 1.000 miliardi di alberi. Questo potrebbe effettivamente essere utile per ridurre la quantità di CO2, e nel caso quale tipo di albero, se c'è un albero che è in grado in modo migliore di assorbire rispetto ad altri. Una domanda sulle foreste, che è il mio settore. Allora, la risposta, così brevemente, brutalmente, no, non è la soluzione. Anzi, è pericoloso farla passare come soluzione. Allora, le foreste ovviamente sono alleati fondamentali, sempre da questa figura, assorbono il 30% delle emissioni attuali, è bene cercare di preservarle, non deforestarle, eccetera. Anzi, le foreste sono entrambi i lati dell'equazione qua, dal lato del problema con la deforestazione tropicale, che è un dramma anche per la biodiversità, e dal lato della soluzione. In realtà allora la soluzione è piantare 1.000 miliardi, un trilione di alberi è largamente irrealistico, perché uno può dire ma in teoria lo spazio c'è, però in pratica poi chi è che le pianta, chi è che le segue, sono soluzioni fortemente irrealistiche. Sicuramente gestire le foreste attuali fa parte della soluzione, piantarne di nuovo fa anche parte della soluzione, però per esempio in Italia, ne parlavamo prima con, in Italia, secondo voi le foreste in Italia si stanno riducendo o espandendo? Bravo, io spesso faccio questa domanda e dico no, deforestazione in Italia, le foreste in Italia sono quasi raddoppiate nell'ultimo secolo, Esatto, c'è stato l'abbandono dei pascoli, le foreste sono quasi raddoppiate, sono veramente tante. Quindi in Italia per esempio abbiamo già 10 miliardi di alberi, che poi anche questo di contare singoli alberi un po' così, però stanno espandendo. Le nuove piante in Italia hanno soprattutto senso in aree urbane o periurbane, non tanto per assorbire la CO2, perché parliamo di anche l'iniziativa di piantare 60 milioni di alberi, no? È un'iniziativa una per ogni cittadino, è simbolica, è importante, è giusto farla, però bisogna avere chiari gli obiettivi, non è che risolve il problema. 60 milioni di alberi compensano lo 0,5% delle emissioni italiane, però se piantati specie giuste, nel posto giusto e manutenuti, perché poi c'è la siccità e muoiono la metà degli alberi, anche Milano è stata un po' la moria, no? Quindi facendo le cose bene può svolgere un ruolo molto importante di adattamento in città, perché città sono sempre più le aree più vulnerabili, le isole di calore che siano in città, le città sono 2-3 gradi più calde della campagna spesso. Ecco, viali alberati o parchi cittadini possono mitigare questo, oltre a portare una serie di altri benefici, eccetera. Quindi le piante sono alleati nella mitigazione e nell'adattamento. Non bisogna pensare che siano la soluzione, perché il rischio di dire basta piantare 1 miliardo di alberi, poi dopo non fai quello che è prioritario, cioè una rapida e drastica decarbonizzazione degli altri settori. Bisogna che poi ci penserà qualcun altro a piantare 1.000 miliardi di alberi. Poi 1.000 miliardi di alberi, capito, arrivano, i cambiamenti climatici aumentano
gli impatti, gli incendi, i disturbi naturali, e poi è tutto carbonio che può ritornare in atmosfera. Quindi le foreste fanno parte della soluzione, occorre preservarle, ma non bisogna illudersi che le foreste da sole risolveranno il problema. Una domanda sulle soluzioni tecnologiche a cui ho accennato prima. Ho sentito dire parlare di mattoni o comunque materiali che possono assorbire la CO2, quindi volevo capire fino a che punto può essere una soluzione. E poi ho sentito che l'Unione Europea pensa, diciamo, studia la possibilità di avere i pannelli solari anziché sulle singole case, mettere in orbita dei pannelli solari in modo da avere sempre la disponibilità di energia che potrebbe contribuire alla decarbonizzazione. Ok, allora sul primo aspetto ci sono degli studi che indica che certi tipi di mattoni assorbono un po' di CO2, non parliamo di grandi quantità, però tutto fa brodo, cioè dobbiamo ridurre in modo così drastico che non c'è una sola soluzione, bisogna avere un mix energetico cercando di mettere da parte i combustibili fossili, tutto ciò che non emette CO2 va cercato di sfruttare più possibile. Anche questa cosa qui è un contributo molto molto piccolo, però può dare, può essere importante. Sui pannelli questa mi la sento un po' nuova, soprattutto poi come la trasporti l'energia giù, il dubbio è questo. Ci vorrebbero comunque superfici non indifferenti, e poi il trasporto giù lo vedo un po' difficile. Ci sono stati progetti SolarTech di dire tappezziamo il Sahara di pancia, tappezziamo, poi basterebbero anche poche centinaia di chilometri quadrati, però sempre il trasporto di questa energia è sempre uno dei colli di bottiglia. Poi ci sono varie soluzioni, capite, rinnovabili in quanto tali, idrogeno, ci sono tante soluzioni tecnologiche su cui si discute molto. La soluzione migliore emergerà col tempo, ma sicuramente abbiamo sentito parlare di auto elettriche, idrogeno, poi se volete ne parliamo, adesso non anticipo, se c'è curiosità bene, ma insomma la lascerei magari. Però questa cosa dei pannelli nello spazio mi suona un po' strana. Ah, tramite il microonde, mi sembra molto fisico, molto avanti, magari un giorno ci si arriverà, molto futuribile, speriamo. Io ho un po' questa curiosità, ci sono stati episodi di incendi molto estesi e impressionanti in Australia e in California. La mia curiosità è, quando brucia una foresta capta anno dopo anno una certa quantità di anidride carbonica, però di colpo quanto restituisce? Cioè quello che ha accumulato in 10, 50, 100 anni? Dipende dall'età della foresta e dal tipo di incendio. Ci sono incendi che uccidono il 20% di biomassa, incendi che uccidono tutta la biomassa e quindi rilasciano tutto il carbonio nell'atmosfera. Gli incendi fanno parte del ciclo naturale e anzi in certi ecosistemi sono necessari quasi per la rigenerazione del bosco. Ovviamente gli ultimi anni molte aree in California, soprattutto nell'ovest degli Stati Uniti e in Australia, si è vista un'intensificazione che è dovuta alla maggiore siccità, maggiore temperatura, quindi ci sono condizioni che rendono gli incendi più frequenti. E gli incendi rilasciano grosse quantità di CO2 in atmosfera, però parliamo di quantità molto minore rispetto qui. Sempre qua, la somma delle emissioni antropogeniche fa 40 miliardi, le emissioni da incendi possiamo arrivare a 1, 2, 3 miliardi quando sono tanto. Dopodiché poi l'area incendiata ricresce, quindi in situazione di stabilità climatica tu hai un incendio e poi
questa CO2 viene ripresa dalle foreste successive. Ovviamente se gli incendi diventano più intensi e più frequenti c'è uno sbilanciamento. Ci sono state emissioni pazzesche dagli incendi in Indonesia in qualche anno passato, quando quello che bruciava non era solo la biomassa, ma era anche la peatland, i suoli organici, perché i suoli organici hanno enormi quantità di carbonio e quando passano grossi incendi il suolo può contenere molto più CO2 e carbonio della biomassa. Quindi in questi casi possiamo raggiungere livelli anche molto superiori. Comunque sono ovviamente fonti di preoccupazione anche per la salute, cioè dove ci sono questi incendi non si respira. Quindi sono sicuramente elementi di grande preoccupazione. Va bene, comunque ringrazierei l'oratore perché è una bella serata insieme.